storico, dove ormai sono rimasti quattro gatti, no? Ci abitano. Specialmente adesso che non c'è gli studenti, no? Come si dice, urbin se si studenti come la voce se si denti. No? Oppure urbin se c'è gli studenti, rimanevi più 300, uguale, no? Però c'è anche la periferia. Io sono contento perché devo tantissimo a questo concorso, al Urbino e anche ai miei, fra parentesi, tra virgolette, colleghi della compagnia dialettale, perché per me con questo concorso io ho partecipato la prima volta mandando una mia canzone, si è aperto una specie di vaso di Pandora, no? E ho scritto moltissime canzoni e durante tutto l'anno ho la fortuna, ho girato il mondo con il dialetto, no? Il mondo del dialetto, quindi praticamente tutta la provincia, dove un po' mi capisco. E quando vado nelle zone di periferia ci sono dei dialetti un po' diversi, ma mi capiscono lo stesso. Comunque c'è il centro storico e ci sono anche le frazioni che sono molto importanti. Per esempio Schieti. A Schieti mi è stato chiesto proprio di scrivere il libro del Bagno dei Trampoli. È un'operazione che secondo me mi è riuscita bene con molta soddisfazione, perché sono riuscito a spiegare in una canzone che è un posto piccolo alla fine, perché a Schieti si fa il Bagno dei Trampoli. E questa è la canzone. Quando in Plafoia arrivava la fiumana della Bramsa e in se passava dove il greco di Scatafosso c'era una lega, arrivava fin Maldoso un contadino sergente del figlio che aveva bisogno senza venta di giubi San Quattro Vino e un bastone a Piratora una gran invenzione e con i trampolini sotto i suoi santani ha cominciato ad andare su su per pallino come Mussolino più in alto ancora nel cielo un pino e con i suoi trampolini da cate i santani dalla sua cima guardava giù e aveva il mondo sotto i suoi piedi, quel contadino era di Schieti. Adesso la foglia, l'acqua è finita, la bocca armasta, sei invelenita, i cittadini, sai matto, per gita voi, passa il tempo, ma il contadino, sa certo il fine, sa ancora ancora dei conterci. Una volta l'anno fa un figuro, si attira ancora la suggestione. E con i trampoli sotto i suoi santani, lui ricomincia ad andare su. Su per la china c'è una stradina, dice chi arriva prima la cima. E con i trampoli sotto i suoi santani, dalla sua cima guarda qua. Vieni a vedere se non ci credi, mettiti i trampoli e vieni a Schieti. Grazie Lucio.